stato fatto un passo davanti davvero grande per l'uomo nel mondo. Mi stanno intervistando e mi hanno regalato un parmigiano, ragazzi. Bella lì per i ragazzi, siete fantastici. Grazie, avete capito il futuro, il parmigiano è il futuro. Ciao Tommy. Bella lì. Ciao, tutto bene? Noi siamo di Reggio Emilia e ascoltando un po' le tue canzoni so che comunque apprezzi molto una cosa delle nostre parti, cioè anche se io sono naporeggiano. No, allora abbiamo portato di cosa si tratta. Che figata! No, devo strappare una storia. Interrompiamo l'intervista. Interrompiamo subito l'intervista. Allora, ho ascoltato l'album Italiano Vero ed è, a me è piaciuto veramente molto perché comunque diciamo che alterna pezzi un po' più impegnati a pezzi un po' non prendiamoci troppo sul serio, no? Sì. E, c'è un brano alla quale sei più affezionato o... cavolo, è come... io lo dico sempre, è come quando hai dei figli, cioè gli vuoi bene a tutti, perché sei affezionato a un brano in modo diverso, cioè in modo particolare per diverse ragioni. Cioè, Afro Italiano per me è importante per quello che rappresenta per le persone. Rendo conto che ho raccontato un pezzo di storia, spero, credo verrà ricordata quella canzone lì, quel momento lì, no? Però penso a me stesso, cioè se io fossi fan di me stesso probabilmente la mia canzone preferita sarebbe il disco di Tommy, perché è la canzone in cui emerge maggiormente la mia personalità, così quella che vedi nelle storie su internet così. E poi dal punto di vista introspettivo quella che è stata più importante per me magari è The Way I Am, perché è stato un po' raccontare, cioè in modo, scrivere in modo davvero sincero, quindi per me è tipo UAM, è quella che più magari mi emoziona quando l'ascolto perché rivivo quelle immagini di quei concetti, di quelle le cose di cui ho parlato davvero in quella canzone. Allora, io ho apprezzato tantissimo Afro Italiano perché io sono napoletano, nato in Germania e cresciuto a Reggio, quindi per i napoletani non sono napoletano, per i reggiano e i reggiani non sono reggiano, di conseguenza quando mi chiedono dove certo. sei, non so, cioè io mi sento napoletano ovviamente, però... Chiaro, sei anche te confuso. Esatto, quindi sono napoleggiano. Napoleggiano! Per quanto riguarda invece Hassan, è ispirato a una storia, cioè, nel senso... C'è un Hassan o è riferito ovviamente a... Ma sì, sì, Hassan è un famoso pusher di Reggio Emilia, non lo conosci? In realtà Hassan è la storia di tante persone, cioè è un po' un riassunto di un tipo di persona che posso aver conosciuto crescendo dove sono cresciuto. Ad un certo punto sono andato a abitare a Brescia Centro per fare la mia musica con degli amici, abbiamo messo sul nostro studio ed era un po' una situazione quasi un po' trap house così e c'erano molti Hassan, c'erano molti Hassan che volevano giocare a calcio ma erano al parco Gallo tra l'altro. Il discorso che c'è alla fine del brano. E io sono ignorante, quindi non so di chi sia, cioè di chi è il discorso che c'è alla fine del... Martin Luther King. No, si chiama Pap Diao, è leader della comunità senegalese a Firenze. E è preso da una sera, cioè da una puntata di Anno Zero, mi sa, era lì a parlare. Ed era diventato un video un po' virale su Facebook. Allora l'ho preso e l'ho tagliato. Una domanda un po', diciamo, tra virgolette, seria. Non trovi che sia ridicolo e veramente stupido che nel 2018 ci siano ancora gente, cioè persone come Mr. Ruspa o gente del genere in politica soprattutto? No. Vabbè, io penso sempre che c'è stato un avanzamento tecnologico che ci potrebbe permettere a tutti di essere così intelligenti e essere dei bellissimi Homo sapiens, però purtroppo l'evoluzione non è arrivata in tutte le aree del pianeta e molta gente preferisce esprimersi
in modo molto, molto primitivo e bestiale, la metto giù così, è molta ignoranza, in tutto ciò, vedo Sì, molta ignoranza. sono d'accordo, però oltre all'ignoranza, non credi che, cioè, secondo me è abbastanza cioè, semplice arrivare a capire che è un pensiero malsano, è un pensiero stupido proprio. Ma sai però di che cosa ogni tanto ci dimentichiamo? Cioè, alla fine penso che comunque il gioco di un politico non è tanto parlare a me o parlare a te. Cioè, se pensi alla maggioranza di persone che sono lì a casa e sono impaurite e non sanno cosa succede nel mondo e hanno paura davvero dell'uomo nero e dell'invasione, davvero se vuoi, in modo meschino, se vuoi ottenere il loro consenso, te la giochi così. Tu devi sapere che il giorno prima delle elezioni, tipo Salvini, sulla passo a pagina ha condiviso tutta, tipo la compilation di tutti i video sugli immigrati. Quella è la sua campagna elettorale. Sì, vabbè. Ogni tanto uno può dire che magari senza gli immigrati di che cosa parlerebbero queste persone. E passiamo ad un pezzo un po' più allegro, cliché, che tra l'altro hai fatto insieme a uno dei miei artisti preferiti, che è Fibra. Come è nata la collaborazione e soprattutto come ti senti ad aver collaborato con un artista così gigante? I feel blessed, no, direbbe un americano nero. No, sono contento, è un sogno un po' che si realizza per me quella canzone lì, perché davvero, cioè. Ancora prima di conoscerlo, Fibra è sempre stato una persona che mi ha insegnato come si fa l'hip hop, come si fa il rap e soprattutto che cos'è il rap. Dai tempi dell'underground, così di Mr. Simpatia, l'ho sempre ascoltato. E fare la canzone è stato fantastico. In realtà è successo che io stavo lavorando un po' ai pezzi per questo disco qua, 2 anni fa, tra l'altro, è un po' vecchiotta, cliché. E l'ho fatta, l'ha sentita Paola e mi sa che l'ha fatta sentire a Fibra e dopo qualche settimana è arrivata Cliché con la strofa di Fibra. E non me l'aspettavo, non l'avevo mai neanche visto, non ci eravamo mai parlati né nulla. È nata proprio così. Sì. Che Ma che buono. figata. Sì, no, Che bellissimo, stupendo. figata, sì. Hai rifatto Pippo in Trip con Politici in Trip. Ma sì, quella sera lì era un giorno. Era marzo, c'erano le elezioni, ho detto adesso scrivo una strofa sulle elezioni. Ho detto che base carico? Ah, chiamo il mio amico Fabri, così mi manda la base di Vip in Trip. Me l'ha mandata e me l'ha girata per email e poi ho fatto un pezzo con Vip in Trip. E abbiamo fatto il video al volo con Luca Scalia, che ha spaccato, bella per Luca. A livello musicale, tu sei sotto Universal, giusto? Cosa è cambiato? Cioè, nel senso, secondo me entrare in major può piacere o non piacere, a me non interessa. Quello, nel senso, a livello di mezzi proprio, com'è lavorare con una major? Vabbè, ti danno i soldi. No, vabbè, ti danno i soldi per realizzare i tuoi sogni, per rendere i tuoi sogni Delle delle solide solite realtà. Ma no, cioè. Concretamente, nel mio modus operandi, nel modo di lavorare, non è cambiato molto, a parte il fatto che posso andare in studi professionali e lavorare con gente di alto Sì. livello, farmi mixare e sistemare il disco da Marco Zangirolami, che è uno dei capi di questo Certo. ambiente qua. Senza la major non potevo permettermi Marco Zangirolami, quindi ringrazio l'Universal che ha pagato e tutti i Grazie, video era Marco Zanzirolami. E poi comunque è un piacere poter lavorare con Paola, che è una professionista di questo settore, cioè comunque ti dà un sacco di consigli a stare nel team con Fibra, queste persone qua, è piacevole. sa dove mettere le mani. Ma sì, e poi sa che consigli Sì, darti intendo. e come tirare fuori il meglio da noi. Però il meglio da me deve ancora uscire, deve ancora venire. Allora, il nostro sito spesso, cioè non spesso, è stato strutturato proprio perché vogliamo aiutare, tra virgolette, gli emergenti, no? E cerchiamo in ogni intervista di chiedere appunto ad artisti già affermati se hanno qualche consiglio da dargli. Hai qualche consiglio che vorresti dargli? È di differenziarsi,
È la cosa più importante in assoluto, essere diversi. Cioè, io penso che ogni artista in questo contesto, in questa scena, in questo universo musicale, è credibile perché è una cosa unica, ha una storia unica, è un modo di esprimersi e di comunicare alle persone che è unico. È per questo che si può pensare di lavorare, di investire su di lui. Quindi, e poi sì, io sono nel viaggio che un artista deve essere se stesso. Qualsiasi cosa questa voglia dire, se sei un duro, sei un duro, però se non sei un duro e sei un tipo intellettuale, sei un tipo Allora. intellettuale, quello, sei te stesso. Yeah. No, se c'è il suo numero, Vende roba buona.